Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Mediaset si prepara a lanciare una stagione televisiva ancora più esplosiva della precedente. I palinsesti per il 2024-25 sono stati presentati da Pier Silvio Berlusconi e, nonostante non ci siano molte novità, permettono al Biscione di competere con la Rai. Ma la vera novità di quest'anno sarà la presenza agguerrita di Discovery. Tra i nuovi programmi in arrivo, una sorpresa inaspettata. Silvia Toffanin e Maria De Filippi condurranno insieme un format che mescola Verissimo e Amici, dove gli artisti di successo si racconteranno esibendosi con i loro brani più celebri. Al momento sono previste 2 puntate. Nonostante il loro umorismo volgare, Pio e Amedeo sono stati confermati con uno show in 4 puntate che andrà in onda in primavera. Si tratta di un format basato su The Ultimate Entertainer. Su Italia 1, invece, debutterà Il Formicaio, versione italiana di El Hormiguero. La conduzione è ancora un mistero. Dopo vari rinvii, finalmente vedremo la talpa con Diletta Leotta alla guida, in onda in autunno su Mediaset Infinity e successivamente su Canale 5. I palinsesti Mediaset 2024-25 includono anche diversi eventi musicali. Il Volo avrà 3 prime serate nella primavera del 2025, altre 3 nel 2026 e un concerto di Natale. Laura Pausini presenterà un docu-concerto su Mediaset Infinity e Canale 5. Claudio Amendola racconterà la storia di Vasco Rossi e gli farà un'intervista, mentre Andrea Bocelli avrà 2 serate celebrative condotte da Michelle Hunziker. Infine, i Pooh saranno presentati da Michelle Hunziker e Annalisa.